A volte razionalmente possiamo conoscere tante cose di Dio, ma bisogna coniugare poi quell'ardore del cuore che ci deve mettere in un rapporto profondo con Lui. Ed ecco allora che la sapienza umana, razionale, va coniugata con la sapienza del cuore, quella che rende visibili anche le cose più misteriose di Dio, alle quali non si accede umanamente, ma si accede in un rapporto di fede e che giustamente richiama i principi di quel Vangelo dove la vera sapienza non è quella dell'uomo, della potenza umana, degli strumenti umani, ma come San Francesco, come San Bonaventura, come San Pio, è la sapienza della croce, cioè la sapienza dell'amore profondo, dell'amore autentico, dell'amore appassionato verso un Dio che si rivela a noi attraverso l'amore e che ci chiede appunto di vivere la nostra vita con lo stesso amore per diventare sale della terra e luce del mondo.